Pomponio Amalteo. Pomponio Amalteo nasce a Motta di Livenza nel 1505. In giovane età divenne collaboratore del Pordenone, di cui sposò sua figlia Graziosa, e quando il suo maestro morì, ereditò il suo studio in Friuli, dove condusse una lunga carriera. A differenza del Pordenone, Amalteo utilizza colori più luminosi e le proporzioni delle figure sono meno eleganti. Nel 1536 lasciò Motta di Livenza per trasferirsi a San Vito al Tagliamento, dove vi morì nel 1588. Le opere di Amalteo consistono principalmente in affreschi e pale d'altare, come per esempio nella chiesa di Santa Maria dei Battisti, la pala d'altare di San Sebastiano al Duomo di San Vito al Tagliamento. La sala dei Notai Belluno sono affrescate da 5 immagini che rappresentano soggetti della storia romana. Ha inoltre affrescato una serie di giudici per una loggia alla Corte di Giustizia in Ceneda. Se ti è piaciuto questo video, prosegui con i prossimi artisti. Buon ascolto!